sono stanca, Barbara, buonissima sarò. Appena iniziato Antonella, ci stiamo scaldando. Palle rilassate. Dunque, avrete visto che non ci sono recuperi. Pensate che fortuna. Un po' piatta come lezione, volete qualche sorpresa? Ditelo adesso o mai più. Facciamo la votazione, facciamo già subito il voto, procediamo già subito. No, ripeto perché sennò eravate distratti. È un po' piatta come lezione. Volete sorprese o non ne volete? Chi vota per le sorprese alzi la mano. Unanimità. Hanno votato tutti per le sorprese. Tutti. Voto unanime. Bene. Qui a casa, sappiate ragazzi da casa che qui in palestra tutti vogliono le sorprese. Capito? Ma quella è tutta apparenza. Il mio asciugamanino è piccolo, ma alla fine sarà tutto bagnato. Quello del Piero è grande e alla fine sarà asciutto così come è arrivato. Perché le apparenze ingannano, Uno si porta l'asciugamano grosso come una casa per far finta che fa fatica e dopo nulla. La prossima volta io porto il telomare. Alle sorprese. No, non è tutta in sella. Sempre rilassate le spalle. Andiamo avanti con il nostro riscaldamento. Pian pianino raggiungiamo il 75%. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me. No, no, la zona 5 non è preventivata oggi, Devo pensare a sorprese che però ci lasci in zona 4, più al massimo. Zona 4 più più. Moreno dice che anche da casa si sono espressi all'unanimità per le sorprese, ma anche qui in palestra, c'era gente che aveva due mani alzate.
altri che si strappavano i capelli perché avevano paura che qualcuno votasse contrariamente, invece no, hanno votato tutti. Aggiungo un gol di resistenza, fuori, in tre, puntiamo alla zona 4 più. Sarebbero 9 minuti, ma noi ne facciamo 2. Piero, la forza del Donato ha staccato un pedale. Stavo dicendo, 2 minuti, il terzo in sella, abbandoniamo la musica, togliamo un goccio di resistenza e andiamo velocissimi per 1 minuto, ok? La prima sorpresa. Siamo. Ok, giù, tolgo un goccio, via, più veloce della luce, ricordatevi, più veloce della luce, ma sempre un goccio di resistenza. Veloci, veloci! 10 secondi, poi riprendiamo le 80 pedalate al minuto, aggiungendo resistenza ed uscendo fuori sella. So. Altri 2 minuti, ok? Ma Piero, vieni qui a pedalare! Sistemi dopo! Che problema serio è? Il filetto! Un minuto, prendiamo una filettatrice. Non rallento, 80 le pedalate al minuto, ancora per una stanghetta e poi via più veloci della luce. Una passeggiata.
a passo sostenuto. Ci siamo. Siete pronti? Ci sediamo, togliamo un goccio di resistenza e via. Un minutino. Spalle rilassate. Secondi ancora. Dieci. Stop. Chiudo. Riprendo le 80 pedalate al minuto. E su. Zona 4 più o zona 4 più più. 2 minuti ancora. Forza, forza. Sempre spalle rilassate. Non rallento. Come va? Un minutino ancora. Volete qualche altra sorpresa? Qualche suggerimento? Tanto dopo cambiamo, se no che sorpresa è? Sempre uguale. Mantengo, mantengo. Da casa dicono sì, Nuove sorprese. Scendo, tolgo, vado. Spalle rilassate. Via! Con la velocità. Ma se si è stanchi la frequenza cardiaca non sale. Potrebbe. Barbara, potrebbe cambiare di zona se tu facessi come il Piero. Devi scendere. Stop. Rallentiamo. E prendiamo il ritmo. 80 le pedalate al minuto. Questa volta in sella. Zona 4, non più 4 più, solo 4, quindi 80, 81, 82%, non di più, quindi regolate la resistenza, asciugate il sudore. Guardate l'asciugamano del Piero.
perché l'ho detto, se no era appoggiato lì bello bello e lì sarebbe rimasto. Ma non essere pensieroso, la sistemiamo la bici. Come va? Che ore sono? Fatemi vedere. È 37. È iniziata la partita? Beh, è in ritardo? Saranno puntuali? Ma che ora inizierà? 7:15? Tra pochissimo. Allora adesso studierò qualcosa di estremamente complesso, così si distraggono e non possono seguire la partita. Ci penso. Alterneremo in stella e fuori stella, cambiando però i secondi fuori stella, i secondi in stella, rendendo tutto molto complesso, così Donato e Omar non potranno seguire la partita. Controllo, perché a me sembrano 5 le stanchezze, vero? La prossima è la quinta. Allora inizieremo 5 secondi fuori stella, 5 secondi in stella, ok? Zona 5, ma sì, 9 minuti così, perché? No, avete votato, unanimità, non è che si può votare a sorpresa e poi quando arriva dire no, non la vogliamo, no. Vado, on, scendo, giù. Go! Go! E so! È un grande lavoro per il ritmo della pedalata!
giù. Su. Giù. Su. Ci rimango 10 secondi. Giù. 10 secondi, non perdo un colpo, su. Occhio al ritmo, e giù. Tra l'altro, facendo così, la frequenza cardiaca si alza da sola, su. Certo che funziona! Giù! Tira il bingo! Su! E giù! Ora! 20 secondi. Su. 20 secondi. Su. 10 giù. Come se fosse un Tabata, ma mantenendo la frequenza cardiaca costante. E scendo giù. Scendo. Come va? Benissimissimo. Ed ora 20 secondi e 20 secondi. Salgo, su. 20 secondi fuori, 20 secondi in sella. Giù. Ricordatevi, frequenza cardiaca costante. Cercate di tenere il ritmo, cercate di tenere a bada la frequenza cardiaca e si sale. So. Giù. Ancora un minutino qui. Come va? No more pretend or make believe. E salgo su qui. Ricordatevi zona 5 più. Anche più. 4 più più! È il Piero che dice 5! Scendo! Perché lui non è 5 più più, ma è 5 meno meno! E meno meno 5! Ora! 30 secondi!
e 30 secondi. E so. Non era previsto, ma se devo mettere sorprese. No, no, non sono finite le sorprese. Non finiscono le sorprese. Scendo giù. Mantengo zona 4 più. E salgo su. Sulle gambette va 0-0. Bene. Ed ora un minuto. Le spalle. E se non ho fatto male i conti, ancora un minuto. Poi se ho fatto male i conti, pazienza. È una sorpresa. Perché devo aver rifatti male i conti? Sì, probabilmente sono 9. Però se sorpresa deve essere, sorpresa facciamo, no? Altrimenti se seguiamo il grafico proprio precisamente, che sorpresa è? No. E stop. Giù. Tolgo. Come va? Eravate in zona 4+. Bene. Si recupera, ma non proprio, perché rimaniamo in zona 4. Non più, non meno, ma proprio 4. Guida
dalla chat dicono che c'è stato un gol. Di chi? Quindi va bene. Sappiate che se dovesse perdere la Juve, mi sa che il Donato e l'Omar scendono dalla bici e non pedalano più. Mi vanno in crisi. Effettivamente, ma ora, se le cose dovessero andare bene, quindi la Juve inizia a segnare, voi cosa fate? Scendete dalla bike? Ci diamo le chiavi, perché magari porta bene pedalare. Direi. Tanto Mauri fa l'altra ora e quindi state qua. Beh, ma si fermano loro, si fermano il Donato Lomar. Tra l'altro da casa avete visto che il Piero non ha, ha usato l'asciugamano, non l'ha usato, non si è asciugato, sappiatelo. Segniamo e andiamo con un po' di addominali, questa volta li facciamo da seduti, da qui, scendo, apro e salgo, scendo, apro e salgo, oh, su, perché no? Due, tre, 4, il Piero cosa fa? 5, 6, 7, 8, 9, questo è il 9. 9, 10, 10, mi fermo qui, destra, sinistra, 2, 3, 4, 5, giù bene, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 2, 3, 4 e 5, stop, sentite gli addominali bruciare, bene, su, a terra, gambe in alto, così favoriamo il recupero, il ritorno venoso, mani sotto i glutei, ok, portiamo le ginocchia al petto. Ciao Alessandro, appoggiamo la gamba sinistra a terra, appoggiamo il tallone della gamba destra sul ginocchio sinistro e spingiamo. Ora prendiamo la gamba sinistra mantenendo la posizione e la portiamo al petto. Su. Sentite il gluteo? Appoggio, incrocio le gambe, scendo dalla parte sinistra. Mantengo le spalle a terra, testa a destra, centro, scrocio e cambio gambetta, tallone della gamba sinistra sopra il ginocchio della gamba destra, spingo. Da
da qui lascio, prendo la gamba destra, la porto verso il petto, lascio, incrocio e scendo a destra, testa a sinistra, centro, scroccio, riporto le ginocchia al petto, dondolo e mi siedo. Tutto bene? Mento al petto, rotolo la colonna pian pianino, giro le spalle, giro. Ancora una volta e fuori tutto giù. Bravissimi.